senso. Jesse è crollato. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Beh, allora. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Molto malvolentieri, però lo fa. Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Segui la Route 5. Devo trovare Nora e scoprire dove è andata Abby. Aiuto. Interstatale 5 Sud, ok. Abbiamo un cazzo! Finito tutto! Ci mettiamo l'arco di qua, per forza. Vabbè, mi lasci stare un secondo? Con un po' di esplorazione adesso non mi farebbe mica male, eh. Mi servono degli ingredienti per fabbricare le cose che ovviamente adesso non troverò. Così. Come ti fa cacare addosso l'essere da sola? Tagliamo da qui, vai. Ti ci vuoi proprio vedere a tagliare di lì, sai? Vi prego, sono una povera ragazzina in difficoltà. Datemi qualcosa, vi prego. Beh, chissà quanti lupi ci sono in quell'ospedale. Tanti. Volevo vedere la carta, però vabbè. Okay. In tutto questo non ho trovato gli stracci. Fantastic. Per munizioni fucile a pompa, buono. Anche se anche quelle per la pistola non mi farebbero abbastanza schifo. Attentagli a quel che fai perché mi fai venire attacchi cardia. Eccolo.
Lì che aspetta, eh. Il problema è che se apro, anzi neanche se apro, se rompo la finestra, succede il patatrac, giustamente. Tanto così non bastano ancora. E qua la situazione si fa piuttosto antipatica. Magari non serve a niente la luce, ma l'accendo lo stesso. Accoglie il suo amore. Ma che cazzo. Ok, adesso che abbiamo a che fare con gli infetti, sapete, tipo un'alternanza palese, infetti, non infetti, infetti, luci, lupi e via discorrendo. Quando ci sono gli infetti possiamo fare un pochino più di esplorazione, il che non è male. Non è per niente male. Grazie. Bellina. Accidenti. Sta chiusa. C'è roba utile dentro. C'è roba utile. Ma tanto si può aprire qui? No. Tipo facessi. Ma com'è? Non mi dire che mi toglie cose da macete per aprire le porte, perché non ci credo. Le finestre, però, per quello che è. Sicuramente sarà giù il contatore, come minimo. Mo' controllo, ma... eh sì. Lì dentro. Tanto meno qui. Sta cosa è abbastanza challenging, eh? Molto, molto challenging. Però presumo che se ho dovuto rompere la finestra... no, zia, però... che palle. Se ho dovuto rompere la finestra, qualcosa fuori va fatto sicuro, quindi... fatemi controllare un secondo. Ah, ok, è una corda. Ok, ok. Adesso ha senso. Io pensavo fosse un cavo della corrente. Mo ha senso, mo ha senso, ragazzi. Che bel lancio.
ok? Ce l'ho in mente, ce l'ho in mente, ce l'ho in mente, ce l'ho in mente. Uno. Molta calma, Ellie. Due. Come mi secca le palle dover sprecare le munizioni così, ragazzi, non ne avete idea? No. Potrebbe essere. Però in realtà il mio piano aveva anche senso. Uffa. Aveva parecchio senso. Ok, ma io ci voglio riprovare perché questa cosa non mi convince, anche perché è l'unica soluzione che si può dare. Quella di mettere la corda così, secondo me. Quindi io la attuerei con un po' più di criterio, con un po' più di razio. C'era il mattone qui. Che palle. Sprecate i colpi per nulla. Se io invece facessi così. No. Oh. E che palle. Niente, ci vuole tira. Devi tirare lì. No, tira. Ah, che rabbia. Yes. Adesso la prendi la corda? Brava. Sprecato due colpi per nulla, raga. Mi sto sentendo male. Com'era che si... Aiuto. Ho avuto una perdita di memoria veloce. Ok, era R1. Scendi un po'. Ancora uno. Brava Ellie, brava, brava. Così mi piaci. Vediamo qui. Questa si può creare anche questa, poi... Frecce, siamo a posto. Oh, si rapina tutto adesso. Venite a me, venite a me, venite a me. Lo so, potevo fare la Molotov, ma... Adesso mi sento molto più... in necessità di fabbricare un kit medico. Comunque, dato che... la nostra esplorazione... dentro quel negozio, hotel, ufficio, quello che... potesse essere... chiusa. Mi fa rompere la finestra per forza, eh? Va bene, mi fa rompere la finestra per forza.
Questo è il fucile più comodo da usare. Altro clicker. Non avendo tante munizioni me la devo giostrare così. Madonna, che pistola di merda che è. Ho finito tutto. Via. Una lettera, ciao. Disertori. Nice. Sono rimasto con 3 munizioni di fucile. Che bello. Vabbè, qua dentro sicuramente mi darei qualcosa, vero? Facile primo, eh. Facile, vero? Brutta merda. Alcol. Molotov subito. Comunque, boh, erano solo 4 per ora. Il che vi devo dire, non era neanche poi così male. Di integratori come sono messo? 77 ne ho. Buono. Ok. Questo serve. Ne ho altri 47. E allora andiamo in kit medici più efficaci. Beh, aprire una porta già aperta è bellissimo. Qua in cucina non mi offri niente, dai, non essere tirchio. Vabbè, dai, meglio di nulla. Andiamo anche con la seconda Molotov. Praticamente questo ristorante era a sfondo solo di raccogliere della roba, tranne ovviamente i proiettili. Pareva strano, no? Recipiente, straccia, si è messi male con queste cose qua, però per fortuna abbiamo Molotov e kit medici a sufficienza. 6 pezzi. Straccio. Gatto! Un gattino. Amore. Se questo camion è messo così, vuol dire che ci si può salire, esattamente. Ormai ti conosco, eh. Sempre con queste finestre da distruggere. Ma quanto è bella l'esplorazione, ragazzi. Oddio, pensavo fosse un clicker. Mi son cacato in mano. Ellen. Due porte, una e due. Che mi dai qui? Ottobre 2013. Mamma mia. Lo so, non è aggiornato. Le carte. Ok, qua c'è una cassaforte. Potrebbe essere nel documento? Thank you.
La combinazione è la data del nostro matrimonio. Ok. Che sarebbe... Meno male ho letto il calendario, se tu me lo facessi leggere molto gentilmente. 8 ottobre, 08:10. Essendo il 30° anniversario, nel 2013 era l'83. Sì. Che cervello che c'ho. Sì. Datemi tutto. Di fabbricazione non ne parliamo, però qua 46 significa che... Io vado col... Vado col raggio. Vado col raggio perché... Mi sembra al momento più necessario. Poi avete visto la facoltà con cui raccogliamo gli integratori, quindi non credo neanche che... Tra tanto aumenteremo anche la precisione. Comunque non mi farebbe schifo, per esempio, il tavolino per riparare le armi. Non lo rifiuterei. Questa casa, ragazzi, è enorme. Elle est très grande. Questa città è ancora piena di scorte. Ma meno male, zia, meno male. Esplosivi non si rifiutano mai. Per fortuna ad armi ci stiamo un po' riprendendo. Eccolo qua, lo stavo chiamando e l'ho trovato. 119 pezzi, allora. Presa! Cosa? Lasciami! Dio. Al diavolo, Isaac! Maledizione! Non l'ho preso. Oddio. Questo l'ho preso invece. Si va di fucile. Vieni fuori. A scherzare col fuoco, signori, ci si brucia. Cazzo, gente. Bene, dicevamo. Ci ha provato a fare lo scherzetto, eh? Di questo qua va aumentata assolutamente... i danni, ma non saprei. Allora, 50 capacità... Quello che costa meno, andiamo a scalare. 50 capacità di questo. 50 capacità di quell'altro. Me li spulcio un po' tutti, eh. L'arco lo farò per ultimo. A parte costa un fottio. C'è qualcosa che costa meno di 50? No. Allora andiamo con i due fucili. Capacità e velocità di ricarica. E qua andiamo con la capacità e questo fucile, ragazzi. Infatti. Meccanica bellica. Trofeo guadagnato. Risulta essere completato, ragazzi.
Quella rimane una bella arma, vai. Cambiamo il martello. Lasciamo il macete. Altra roba che fa molto comodo. Qua che mi dai? 19 integratori. Ve l'avevo detto, ragazzi, che si faceva presto. Interessante. Nuovo ramo di potenziamento esplosivi. Aspettate un secondo. Crea frecce esplosive. Abbiamo 25 integratori. Tanto poi bisogna passare da tutti. Piano piano si potenzia tutto. Con le sono wifi persa, vaffanculo. Allora, frecce esplosive, a sto punto ce l'abbiamo, facciamolo, no? E qua vado col terzo kit medico. Per fortuna avevimo recuperato tutta la roba che c'è da recuperare. Avete presa per un lupo. Devo stare più attenta. E c'era una stanza che non si apriva? Dov'era? Qui, forse? Boh, non ricordo, sapete? Sarà forse la stanza dove sono No, era questa. C'era questa. Si può andare ancora su? No, scherzo. Va bene, la nostra esplorazione è finita qui, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti di quel che si è trovato? Assolutamente sì. Soprattutto di aver fatto fuori alcune testine di cazzo che provavano a metterci il bastone tra le ruote. Indietreggiare sempre, ragazzi, perché non si sa mai cosa poi si incontra di là dalla porta. Però mi pare l'unica via d'uscita possibile adesso, quindi buona. Vediamo cosa c'è qui. Alcol, straccio. E la tua ragazza mi fa un boccaccio. Come disernia. Perché se me lo succhia è poesia. Beh, a me pare di essere dove eravamo prima. Però è stata un'esplorazione niente male, ragazzi. Si passa di qui, vero? Merda. Lo sapevo. Devo entrare lì dentro. E anche io, sai. Ospedale. Forse è così. Yes. Beh, dai, è abbastanza easy. Non lasciare i cassonetti sulla rampa. Ti sei fregato. Non è che ci sono presenze strane qui, vero? No, chiedo perché praticamente è un gioco fatto di attacchi di cuore, questo. E quindi la cosa non mi sorprenderebbe alquanto. Questa porta è bloccata, vero? Perché se è bloccata tutto ha senso. Ok, tutto ha senso allora. Perché a questo punto va preso questo. Che però di lì non passa, giusto? Esatto.
Non è che bisogna usare la rampa, forse? Mica, quanta forza c'ha Ellie. Perché se l'avviso diceva così... No. Ci ho sperato. Vabbè, dai, che cazzo. Io cominciavo a complicare la vita. Accidenti. Ok, mo ha senso. Ho capito. Ho capito. Ho capito. A scoppio ritardato, ma ho capito. Godo. Sei un genio, Ellie. Ellie, ora, sei un genio, Ellie, devi passare prima da me, ok? Ok. Un po' creepy, eh? Sembrava più vicino. Quando è che in questo gioco qualcosa è facile o vicina? Buttarsi di sotto potrebbe significare sia un suicidio che magari perdere qualcosa che si potrebbe raccattare qua dentro. È vero anche che sicuramente buttarsi di sotto risparmierebbe qualche dito in culo che sicuramente troveremo adesso. Ebbene, adesso dovrei salire. Tosto. Perché qua veramente sono a corto di idee. L'unica cosa che mi verrebbe da fare è questa, forse. Sì. Strano che non sia morta. Beh, però qualcosa mi dai, vero? Che c'è qualcuno? No. Che puzza. L'ho già detto diverse volte in live quanto mi piacerebbe. Oh, grandioso. Sapere, neanche sentirlo, però solo sapere l'odore che c'è in questo gioco. Come direbbe Vasco, in questo mondo di fenomeni, che odore c'è? Ah. Straccio, terza Molotov e si va, si vola. Fanculo. Fate morire, mi volete morto di tachicardia, di attacco polmonare, di qualsiasi cosa mi volete morto voi. Questi attentati sonori. Accidenti a voi. Come dicono qua a Roma, l'immortacci vostra. Ora lo so che c'è andare da lì. Lo so che c'è andare a quella porta. Aspetta, c'è una porta di là che vorrei aprire. Bloccata. Ci sarà da recuperare qualcosa. Ellie, però stai calma, che già c'ho l'ansia io. Più se ti ci metti anche tu, qua si fa un patatrack tra me e te. Stalker. Cazzo.
Che palle non aver aperto quella porta, sapete, raga? Che grandi palle. Merda. Come esco da qui? Ok, potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare. E evidentemente ha funzionato. Grande Adri, grandissimo. Tutto bastardo. Carbonizzato sei. Nel coppino, nel capo. Va bene così. Non siete ancora in grado di ridarmi la Molotov? Va bene, va bene, va bene così. Lo sento. Lo sento qua vicino. Però gli stalker sono difficili da... da trovare. Perché la modalità ascolto ti incula spesso e volentieri. Straccio, niente da fare. Più 20 energia non si butta. Affatto. Che bello l'auto pick up. Che bello. No, l'auto pick up nel senso della macchina. L'auto pick up nel senso che come ti avvicini alle cose le prende. Chi è stato a fare quel rumorino lì? Vieni. L'ho visto, eh. Tutto il tempo di mirare. Merda, m'ha preso, m'ha preso, m'ha preso, m'ha preso. M'ha preso, m'ha preso, m'ha preso. Madre, quella zoccolona. Proprio stratosferica. Molotov, vieni a me. How to waste bullets. Come sprecare colpi. Bello, vero? Potrei essere il migliore del mondo a fare questo tutorial. Come sprecare colpi. Bello. Anche se è vero che, come vi ho detto, con gli stalker c'è poco da fare. Non li individui, non li puoi attaccare dal dietro come praticamente tutti gli altri.
E quindi t'attacchi al cazzo, perché ragazzi... c'è poco da fare. Comunque Ellie, la maschera te la potevi anche mettere. Chiedo... anzi no, no, chiedo, dico per un amico, per magari per qualcuno ti incontra. La maschera te la potevi anche mettere. Ok. Buono tutto ciò che stiamo trovando. Infatti vado a creare questo. Il silenziatore non mi serve per adesso. Integratori come si è messi? Malissimo, malissimo, manco a guardare. E usciamo. Vabbè, per fortuna è più chill qui, più chill, più chill. Piano superiore, lo sapevo che prima o poi ci avrebbero portato là. Ecco l'ospedale. Ci sono quasi. Quasi, insomma, si va per di. C'è anche il piano sopra? No. Meglio. Ok. Devo tornare in strada. Forse era più sicura? Oh, clicker. Che bello. Sti rumori molesti. I rumori molesti, ragazzi. Siccome mi sto cagando addosso, provo a far così, sapete? Vi attiro tutti lì. Muori, merda, muori! Ma anche tu non ce la fai. Ma come? Come ha fatto a sopravvivere sta merda? Merda umana, anzi non sei neanche umana, sei merda e basta. Muori. Ma muori, cazzo. Dritto in testa. C'è un altro sicuro. Un bastardo. Ok. È ora di andare. È vero? Che ne dici? Sei d'accordo anche te, eh? Rifornimenti, vi prego. Devo uscire da qui. Esplosivo, molotov, niente. Adri chiama Molotov, Molotov non risponde. Ok. Via di qui. Ah.
Sfonda sta porta, sfonda sta porta, sfonda sta porta, sfonda sta porta. Cazzo è sta roba? Lasciami andare! Ammazzalo col coltello, sto bastardo. Brava, così. Dritti nelle fogne. Anche qua odore molto, molto buono sicuramente. Ok, sani e salvi. Salvi sicuro. Sani non lo so. Anzi, non so neanche se siamo salvi, perché sicuramente qualcosa adesso succederà. Ok, là vedo una scala, ma in realtà non è che vedo una scala, non vedo un cazzo. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere, ma io suppongo che qualcosa ci sia per forza. Beh, questo può essere utile assolutamente. Non è che cambia la vita, però a qualcosa può tornare. Sotto non c'è niente. E però non c'è neanche il punto per risalire. Ah, fregati. Ok, fatemi fare mente locale un secondo. No, Ellie, no, di qua. Ok. Cos'è sto rumore? Vorrei tanto saperlo. Ah, ok, fantastico. Chiusa. Beh, ovviamente. Non è che ci si arriva attraverso di qua? Probabilmente. Sì, esattamente così. Mica c'è qualcuno qua dentro? No. Meno male avevo il bastone. Meno male avevo il bastone, ho preso un attacco di cuore. Lo sapevo, lo sapevo. Vedete a cosa serve avere il bastone? Ecco, ve l'ho dimostrato. E meno male l'ho preso. Meno male. Ok, suppongo che se lì c'è una scala, bene o male, da qualche parte c'è da andare. E non è per di qua. Il punto è che voi... Ironica sta cosa, perché lo vedete molto schiarito il gioco. Quindi, bene o male, capite cosa sto facendo. Io sto vedendo tutto nero. Cioè, io vorrei veramente mettervi una telecamera qua e farvi vedere cosa vedo io. È allucinante quello che sto vedendo. O come direbbe qualcuno, allucinante quello che dicono. Ogni riferimento è puramente casuale. Talmente casuale che non sto capendo dove minchia andare, ragazzi. Mi sto sentendo parecchio in difficoltà, signori, sapete? Ma adesso la soluzione la si trova, non vi preoccupate. Ok, per esempio, qua potrebbe essere buono. Sono salito al primo appiglio che ho trovato. Ok, attenzione a non cadere qui. Brava Ellie, brava.
claustrofobico sto coso. Troppo. E beh, signori, siamo arrivati dall'altra parte, bene o male. Ah, tiratemi fuori da qui. Si incontra qualcosa o qualcuno? Sembra il centro commerciale. Dove cazzo sono finita? The Left Behind. Bellissimo. O magari abbiamo raggiunto l'ospedale per davvero. Chi lo sa? Io sono qui e l'ospedale è là. Ah, cazzo. Tagliamo dal parco. Quanta strada ancora. No, sento un rumore di qualcuno, di un clicker tipo. Sono fischi, non sono clicker. Potrebbero essere i serafiti. Là c'è mostruosamente qualcuno appeso. Assurdo. Qua non c'è possibilità di accesso. Oh cazzo! Jump scare proprio. Friggono danni nel tempo. Via. Non è stata una mossa sbagliata, non è stata una mossa sbagliata, però bisogna trarne vantaggio. Ok. Tra l'altro il mio bastone non ne può neanche più. Dove sei, bastardo? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ma non mi dar la pistola, brutto coglione! Dov'è? È lì. Merda. Sì, ma dammi tempo, dammi tempo, dammi tempo. Dov'è? Non la vedo. Ora la vedo. Ma no, non mi dà tempo. Ok. Bene. Bastard. E ora? E ora l'abbiamo nel culo. Perché c'hanno un sesto senso questi? Uno è lì. Mm.
Devo strisciare palesemente. Riesco a prenderti da dietro? Vaffanculo, vai. C'è un altro lì. Fischia, fischia. Poi fischio io. Anzi, fischi in tomba, vai. Fuori. E vaffanculo. Ecco, l'ha detto al posto mio. Attenzione. Vieni qui. E un altro fuori. Cosa posso creare? Esattamente niente. Ok. Cazzo. Devono essere le iene. Interessante. Ah no, non importa. Se avete impiccato un'ora, giuro che... Ditemi che sono finiti, per favore, perché sto qua con l'agonia proprio. Dio mio. Sento un rumore. C'è un'accetta che prendiamo. E anche un libro. Che ha scritto? Morissero tutti. Beh, in effetti. Già lo dissi prima, precedentemente, cioè... Devo superare il punto di controllo. Siete qua per sopravvivere, dovete fare la guerra agli infetti e vi fate la guerra tra di voi invece. Bello. Bloccata? Ovvio. Bloccata? Ovvio. Però ho già individuato il punto. Eccolo qui. Va bene. Non va tanto bene perché sei entrato nella tana del lupo qui. Cioè, va bene, ma non va bene. Vabbè, non si buttano via. Mi serve l'alcol, ragazzi. E devo fare almeno una molotov e un kit medico. Se voglio provare a sopravvivere. Non è che mi hanno sentito, vero? No, non si sa mai. Guardate voi se mi tocca girare col fucile, perché ho finito i colpi per la pistola e non ne trovo neanche a pagamento. Che roba, signori.
Ok, beh, credo che la via possa essere una soltanto, vero questa? C'è nessuno? Allora, è esplorazione featuring tachicardia. Però finché rimane solo esplorazione a me va bene. Una bottiglia. Un colpo pistola. Buono. Probabilmente l'alcol. Mica si trova. Tre di revolver, ok. Stiamo facendo una scorpacciata piuttosto sostanziosa. Il che significa che prima o poi qualcosa sta per succedere. Vedo dell'alcol, dimmi che ha meno mezzo. No, è un kit medico. Ah! Ecco, una cosa che secondo me avrebbero potuto fare, per esempio, è quella di... come dire... poter magari unire le barrette ai kit medici. Almeno di farli un pochino più sostanziosi. Beh, veniva al termine, scusate. C'è anche il piano sopra, immagino. A cui io ho molta paura di accedere, sapete? Perché queste cose extra, come prima nelle fogne, sono capaci di incularti malissimo. No. No, oddio, beh, da un lato anche meglio. Vabbè, è abbastanza easy. Ho sbagliato qualcuno? No, per ora no. ...35 integratori, tutti in una botta così, beh, fantastico. Terribile. ...35 integratori, si può fare qualcosa. Ne abbiamo 40 pari pari. Allora qua chiede 60, qua chiede 40. 40, 40, 20. Vabbè, 20. Bisogna andare per gradi, ragazzi. Strumento di fissaggio. Alcol, sì, su. Godo. Apri sto zaino, Ellie. Oh, yes. Alla prossima si fa la Molotov. Tanto altro alcol, però è evidentemente poco. E credo che possiamo uscire. E anche, direi, finalmente da qui. E usiamo la scala. Ah, Piolis on Fire per scendere. Piolis on Fire è una sega. Vabbè, dettagli. Vabbè, il punto di controllo l'abbiamo superato a questo punto. Forse ci passo. Ma sì, ci passi. Mangi poco, come ha detto Joel. Non farlo! Maledizione. Ancora loro. Ma ti spiego. Sono... e loro sanni dal peccato. Io non volevo. Liberali. Porca troia. No, no, no. No! Ah. Ah. Merda. Qua sarà molto tosta, ragazzi. Ora è libero. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà.
sono almeno 5, tipo. Hai saputo di Lily? Sì, una vergogna. Ma non mi stupisce. Sua sorella, però. Ero sconvolto. Quella povera madre. Doveva capire che qualcosa... Marita! Morte al lupo! Uno fuori. Sta correndo! È corsa nell'erba! Via dentro. Curati, brava. L'ho persa. Godo. Se tacciamo l'area, non deve scappare. Sì. Gli muovi quella freccia lì subito. Oh. Sì, sì. Sì. Non ho più kit medici dopo questo. Preso. Due munizioni di pistola, dovremmo aver finito. Anzi, c'è. Dopo questo. Che non lo vedo. Adesso lo vedo benissimo. Dove sei? Qua, vieni. L'ho preso? L'ho preso, signori. L'ho preso. Miracolo. Sono un boss. Ok, ricarica sto revolver, Ellie. Madonna, che ansia. Che poi è talmente stereofonico sto gioco che i suoni mi arrivano da sinistra. E sembra quasi che qualcuno sta camminando dietro di noi. Ma non è così. Comunque, un fischi di richiamo è buono. Buonissimo. Ah, vedo una sagoma. Ah, sì. Buono. Stracci, ma... Non mi vedi, non mi vedi.
Sono tre. Merda. Ok. Ok, ok. Dietro front. Vieni qui. Che t'acchiappo. Via. Meno uno. Che non sono molto elegante con queste cose, però spesso funzionano, sono efficaci. Laggiù. C'è una bottiglia, sì. È entrato dentro. Dimmi che sono gli ultimi, per favore. Non bastavano i cani, eh. Ecco, io vorrei farlo fuori, però ce l'ho tenuto d'occhio anche quell'altro. Vorrei tanto riuscire a prendere lui, però non è facile. Solo così potevo prenderti. Solo così. Quest'altro sta al piano di sopra. Alcol. Yes, baby. Oh, yes, baby. Oh, yes, baby. Palesemente il piano di sopra sta. Qua sotto cosa c'è? Scusate. Ah, ok, siamo venuti da qua. Fantastico. Chi è che mi ha visto? Quello lì. Via. Scappa. In realtà mi sa che sono due, sapete? Sono due. Già. Ho calcolato male. Ok. Alcol. Un alcol e 20 di energia, fantastico. Me li potessi lasciare dietro? Buono. Due. Due. Accidenti. Ok.
muta. Dai, forse ne manca uno solo. Madonna, com'è impegnativa sta roba. Che scenderà da lì. Fulminato. 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 Ed è giusto così, direi. È meno giusto il fatto che non abbiamo più munizioni, ma ormai ci siamo largamente abituati a questa cosa. Dov'è? Addio. Dov'è? Wow, dov'è? Fin là. Dov'è? Sì, dovrei fabbricare Molotov. Me lo state scrivendo nei commenti, ragazzi. Però, cioè, capite che io mi sto cacando in mano? E quindi, ok, le Molotov. Però, ragazzi, c'è da prestare diversa attenzione a tutto quanto. Se io facessi così... Ma sì, dai. Lo si fa per una giusta causa. Giustissima, direi. Da lì dietro era. Non deve scappare! Ok. Godo. Sono per ora due. Sì, invece! Erano due insieme. Doppio assassino, c'è solo su Assassin's Creed, ragazzi. Ricarica. Ovvio che vengono in due, no? Porca troia. Per fortuna sto fucile fa tipo troppi danni. Lo poteva afferrare, non l'ho fatto. Dov'è? Lì. Troviamo la pace in ciò che rimane. Ovvero un bel mucchio di niente, sai? Boom! Silenzio in aula! E anche tu passi a miglior vita. E anche questa?
è andata. Ah, fanculo questa città. Sì, in effetti sta un po' sul cazzo anche a me, a dir la verità, sapete. Allora dov'è questo dannato ospedale? Qua mi sa che si muore, quindi per cui bisogna andare di qua. C'è già troppa tranquillità, quindi la cosa mi spaventa alquanto. Ok. So già cosa fare. Che non c'è nessuno. Comunque l'avevo detto prima che tutti quei rifornimenti poi sarebbero serviti a qualcosa, infatti non mi sono sbagliato per nulla. Alcol proprio 0 su 0. Munizione pistola. Qua si muore. Magari qui c'è qualcosa. Ehi, yeah. Ok, rapinato il posto, possiamo andare avanti. Ma io non voglio andare avanti, non voglio andare avanti. That's the problem. Qua si entra spaccando il vetro, vero? Ovvio, no? Dai, dai, Roma. Non c'è niente che io possa fare con il nastro in modo da poterne raccogliere altro, perché non ho le cose per fabbricare le punte. Matone. E direi che possiamo aprire quella porta laggiù. Dov'era? Era qui. Non mi dire che è chiusa. Ok. Oh merda, lo sapevo. Pezzo di merda! Ok, lo scontro finale. Non muore. Preso in testa. Non muore. Non deve scappare. Via, 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 via. Hanno anche aperto il varco. Bene, godo. Via. Queste frecce bastarde. Dov'è l'altro? Laggiù. Bello. Lì. C'è un altro. Sì. Ah, vedi? L'amore si paga con l'amore. La sapevate questa frase? Ospedale. Munizioni, fucile. Ci si può andare a sto ospedale? Siamo venuti da qua e ce ne andiamo qui. Ah.
Non mi sorprenderei adesso ricominciassero gli infetti, sapete? Ho questa stranissima sensazione che prima o poi, anzi no prima o poi, molto presto succederà. Sapete? Ok, qua si va di sopra e non ci piove. Ma anche da qua si va sopra. Vabbè, era lo stesso. Ok, buono. Pensavo fosse una cassaforte, mi ero già preoccupato. Alcol 75. Fermi. Oh, io voglio sempre fare la molotov. Dico, raggiungo due kit medici, poi mi faccio la molotov. Non posso. Mi ha impedito perché lui vuole che io usi i kit medici. Va bene, zio, va bene. Qua 0,25 di alcol ci se ne fa veramente poco. Tutto molto bello. Ma adesso dove andiamo? Chiedo per un amico. Ok, si può andare su. Molto più easy di quel che pensassi. E ci siamo quasi all'ospedale, dai. Ti conviene esserci, Nora. C'è qualche presenza strana? Per ora no. Va bene, scendiamo la scala. Posso lasciare? Beh, sì, si tuffa. Tranqui, Funky. Mo, basta, Serafiti, vero? No, dico, veramente, basta Serafiti. Tanto sono rimasto con 20 integratori e non ne ho trovato neanche uno l'ultima volta che abbiamo potenziato la roba. Fantastico. C'è qualcosa? No, niente. Ci ho sperato. Fatemi vedere qua. Non si salta. Nessuno ti ha detto di strisciare, Ellie. Fatemi fare mente locale, un secondo. Dai che ci siamo a sto ospedale, dai che ci siamo. Ti prego, sii clemente, non mettermi altra roba nel mezzo.
non l'affronterei veramente, psicologicamente non ce la farei. L'hai trovata? Merda. Ecco i soldati, sapevo. Siamo per lo Porta una bella sega di Isaac. Fuga. Ma noi si fotte il sistema e si fa così. Ok che mi dai il segnalino, ma dammi il tempo. Non mi morire, Ellie. Annegata, per favore. Bene. Ok, diciamo che siamo in un posto abbastanza sicuro. Col cazzo invece. Col grandissimo cazzo. Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Sto giocando con la PSP. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! No! È scherzato col fuoco, zia. Cola. È scherzato col fuoco. Imbecille. È scherzato col fuoco. Ah, grazie per i rifornimenti, non era necessario. Cioè, sì, era necessario, ma sei molto gentile. Anzi, non sei solo gentile, sei pure morta. Ok, cosa offre l'inventario? Nessun integratore, per esempio. Solo mezzo straccio. Grazie. Grazie. Cazzissimo. La barca è partita. Stiamo per fare le valigie. Bene, la mia ragazza mi aspetta all'avanguardia. Ti prendi per il culo. Devo andare non di sopra con Joe. Ehi, siamo brave insieme. Ci credo. Ma non è giusto. Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo, lo terrò presente. E ovviamente non c'è un minuto per rifiatare in sto gioco, eh? Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa cosa è successo l'ultima volta. E anche Isaac è così matto. Gira questa voce. Ok, sono in tre. Ovviamente non passa momento dove non ci caghiamo addosso, eh? Oh no. Scusate. 4. Massacro. Sarà un massacro, ragazzi. Almeno per ora non ci sono i cani. Cinque. Madonna. Mm-hmm.
Capito, però io come esco, ragazzi? Ma posso fare così? Abbiamo compagnia! Qua giù! Boom! Però due li ho fatti fuori, eh? Mo' va attaccata al cazzo. Perché sono sparito. È passata da lì! Ma che cazzo è? Avevo detto, per ora non ci sono i cani. Merda. Forse mi conviene usare questo. Merda, sono fritto. Sono fritto. Godo. Tanto me lo deve far usare per forza, eh? Casey, muovia. Ci sono, allerta. Porca merda. Vieni qui. Muta. Dove diavolo è tu? Dobbiamo trovarlo. Kiki. Oh cazzo. Vieni qui. Ah, sì. In extremis proprio. In extremis, ma adesso lo ammazziamo. Ce n'è più uno lassù. Fermati, cazzo. Buono. Campione dei 90. Come disse Caparezza. Campione dei 90. Ok, momento rapina. Un cazzo. Momento rapina, un cazzo. C'è uno laggiù. Sì, forse mi sa più di uno. 10 integratori, alcol, sì. Ma c'è modo di andare lassù? Forse sì. Forse sì. Appunto, per quello che abbiamo raccattato ne valsa assolutamente la pena. Pezzi e munizioni fa... È lì! Cazzo! Ok, io mi infiltro da qui, sapete? Secondo me è la soluzione migliore, per ora.
E infatti mi sa che ho fatto proprio bene. Troppo lontano per aggirarlo. Troppo lontano, troppo lontano. Ok. Buono, zitto. Ciccio, è un tempo di reazione un pochino, diciamo, lato. Un piede di porco fa sempre comodo. Mezzo alcol, perché mezzo? Perché mezzo? Spiegatemi, perché mezzo? Un kit medico? Davvero, intero? Oh, almeno adesso fabbrico tutte le molotov del caso. Grazie. Retra. Forse è qui. Vado a controllare. Vabbè, t'ho tirata in un punto. Brava, vieni da sola. Non c'è niente. Sono parecchi. Oserei dire parecchi tanti. Nessuna traccia di lei. Qualcuno sa dov'è, cazzo? Qui è tranquillo. Per ora. Merda, perché te ne sei andata? Sveglia, gente, non può essere sparita. Fammi andare qui. Il problema è che se stanno troppo uniti, poi dopo, quando ne fai fuori uno ti vedono. That's the problem. Però potrei fare così. Forse è lei. Vado a vedere. Guardo le spalle. Il problema è che è solo un fumogeno questo, capito? È solo un cazzo di fumogeno. Sì, cercate, stronzi. Ha detto lei al posto mio. Oh, finalmente dopo anni ce l'ho fatta a prenderla. Troppo lontani. Ma trappola e basta, questa non serve veramente a niente. Mi servono quella frammentazione. Che cazzo. Passa di lì, ti prego.
Passa. No, non passa di lì. Preso. Però è bellissimo, eh. Cioè, devo dire che è bellissimo usare l'arco. Mi stanno flashando i LED. Che cazzo succede? Scusate. No, raga, mi stavano flashando i LED, tipo discoteca in casa. Ok, lì sei sempre allerta, mi raccomando. Scappa. Continua così. E non m'hai colto, non m'hai colto, non m'hai colto, non m'hai colto, non m'hai colto. Ho avuto l'accortezza di sdraiarmi per un secondo. L'ho mandato un po' fuori pista. Non mi ero accorto che fosse andato lì, proprio mi sono distratto per un secondo e ciccia. Ok. Ok, bisogna assolutamente aumentare il coso della modalità d'ascolto perché... sennò poi diventa un grosso problema. Non ci andare lì. Ok. Boom. Madonna quanto è bello, però queste le voglio usare per i clicker. Ok, respira. Sono sprecate queste teste di cazzo. Ma non ti ho detto di usare... Fanculo. Merda. Vai, siamo a posto. Perché l'hai usata? Perché è sprecata così? Vaffanculo. Da lì. Salvador. Al divano. Al diavolo. Al divano, al diavolo. Dovrebbe essere rimasto uno, esatto. Ho calcolato bene le cose. Merda. Mi sa che invece sono due, sapete? Anche tre. Ci provo. Scappa. Oh, si recupera anche la freccia. Però, oh. Sti cazzi, ha funzionato.
Che palle che le armi automatiche non si possano usare. È un grandissimo peccato. Perché avrebbero fatto molto, molto comodo. Integratori 37, ne mancano 3. Vabbè, però è stato molto, molto repentino e anche abbastanza affrontabile. Ho calcolato ogni singola mossa. Ed è andata come pensavo. Snapchat adesso aspetti. Ok, lo devo andare a cercare per forza. Se no da me non ci verrà mai. Non serve lanciare il coso. Forse ho visto la sua torcia. Vedo che succede. Vabbè, al massimo si fa così. Si fa esattamente così. Uno per la vita e secco. Vabbè, due munizioni revolver, buttale via. E c'è da usare il revolver, ragazzi, perché munizioni per la pistola stanno veramente scarseggiando. E io credo di averli fatti fuori tutti. Veramente, credo di averli fatti fuori tutti. Buono, buonissimo. Anche se in realtà potevo camminare fin qui e vaffanculo. Potevo farlo, però saperlo prima. Sapete com'è. Vabbè, ci siamo divertiti un po'. Su non si può andare. Alcol. Voglio fare la Molotov. Palle. Per ora non c'è nessuno. Minchia. Ma hanno fatto tre integratori. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora andiamo. Alla precisione modalità ascolto. Anche se a dire la verità non farebbero schifo neanche migliorare le Molotov, ovvero il raggio delle Molotov, però capisco che ci siano cose più importanti adesso da curare. Sei tu, Nora? Speriamo. Nora, Nora! Nora, daccela ancora! The problem is, where do I go now? Ok, siamo venuti da qui, quindi suppongo che da questo piano bisogna partire per andare avanti. Appunto, condotto di erezione. Magari fosse Nora. Non mi dire che crolla e gli crolla addosso. Perché sarebbe veramente. Forse se avessi messo più guardie. Troppo popi popi. Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Al diavolo, devo tornare al lavoro. Nora, io non voglio pagare per lei. Va rimossa la grata così ci sentono. Bello!
È meglio non andare di là, vero? Eh sì. Però sapete che quasi quasi... bloccata. Quindi o c'è un altro punto d'accesso o ci hanno voluto bene per una volta. E io penso e spero la seconda. Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Affanculo. Si sdrammatizza. No. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Non lo fare. È andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. No. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Joel. Aiuto! Un'intrusa! Ehi, c'è nessuno! Nora! Non sperare di salvarti! Mi scavalca. Per fortuna non si danneggia l'arma. Hai fatto la cosa più sbagliata, zio. Oh cazzo. No, no, no. Di qua. Cazzo, non l'ho presa. Vabbè, sarebbe stata imprendibile. E ammazzala. Bellissima questa scena di rincorsa. Dillo a lei giù le armi. No, no, aspetta. No, 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 no. Indietro. Abbassa la pistola. E possiamo ancora sistemare tutta questa cazzo. Abbassala, sulle mani. Indietro. Non hai via di scampo. No. Ferma. Giù di sotto. Ma potevi spararle prima, no? Attiva. La soluzione potrebbe essere questa. Attenti! Sto correndo! Ci mancavano anche i clicker, cazzo. Andate a prendere loro, per favore. Ok, via libera.
Oh, una volta che ce la facciamo a scappare, lasciandoci tutto alle spalle. Ok. E vaffanculo, sono sopravvissuta. Che non mi far morire di spavento adesso, per favore. Che ne ho già abbastanza. Almeno la Molotov me l'hanno restituita. Dove sei, Nora? Trovassi sta via d'uscita, magari. Che non vedo un cazzo. Medical records. Houston, abbiamo un problema, la via d'uscita. Ok, forse è questa. Tanto sicuramente spunterà fuori qualche bastardo adesso. Vedrete, se non succede. Si è trasformata, sicuro? Tutta sta tosse? Finiscila. Brava. Dov'è Abby? Stai inalando spore. Sei tu. Sei una luce. No, sono il buio. Non esistono più. Dov'è Abby? Morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Io lo direi. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Sbagliatissimo. Gira la telecamera se hai coraggio. Si torna indietro nel tempo. O è schietto dei tre. Non lo so. Sono io. Stai sanguinando.
si è nascosta qui, in questo acquario. L'ha detto poi. Andiamo, ti aiuto a lavarti. Le braccia. Le ha prese, eh? La freccia. L'ho fatta parlare. E che ha detto?